Ciao amiche e ciao amici, come smascherare un bugiardo? Beh, un bugiardo mette in atto tutta una serie di forme comunicative contrastanti. Ad esempio, tende a mettere in atto, a dare dei segnali emotivi negativi su un'affermazione che fa, ad esempio, un po' come se la parte emotiva smentisce ciò che la parte logica afferma. La parte emotiva nega ciò che la parte logica afferma. Io potrei dire, ad esempio, io sono una persona molto fedele e mentre faccio questa affermazione vado indietro, che è un segnale negativo. Oppure, dico, io sono una persona molto fedele, butto gli occhi alla mia destra, il che significa che quello che sto dicendo in realtà me lo sto inventando, non è frutto di un ragionamento o di un accesso alla memoria, per cui mi ricordo che sono stato fedele. È un qualcosa che proprio non fa parte di me e devo addirittura andarmelo a inventare per poterlo ricordare. Un altro segnale, prendo le distanze da quello che dico. Ad esempio, metto una barriera davanti, oppure mi metto la mano davanti alla bocca. Sono stato a cena con dei colleghi ieri sera, è stato molto bello. E nel momento in cui dico la menzogna, passo la mano davanti alla bocca, come dire, sto coprendo, mi copro, non sono per non essere scoperto. Oppure, ad esempio, sposto degli oggetti. O se sono a tavola, magari mentre dico una cosa, metto una barriera davanti a me, un bicchiere, o lontano il bicchiere, insomma. Prendo le distanze da quello che io sto dicendo, cioè perlomeno la mia parte emotiva prende le distanze, si dissocia, tra virgolette, e quindi oppure metto dei segnali negativi. Mi piacerebbe tanto uscire con te una sera, molto, molto interessante, mi piacerebbe proprio. E questi raschiamenti, diciamo, rappresentano il fatto che vorrei sputare fuori la verità, ma non ci riesco, allora quello che sputo fuori è soltanto un raschiamento, fondamentalmente. Sono tutta una serie di segnali, questi piccoli, che però avvengono costantemente e chi è in grado di decodificarli riesce a smascherare un bugiardo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!